Benvenuti alla rubrica Domanda risponde. Oggi parleremo di mobilità, soprattutto in particolar modo del punteggio della domanda di mobilità 2021-2022. Rispondiamo alla prima domanda. Ho 10 anni di continuità di servizio nella scuola di attuale titolarità, con l'anno scolastico in corso, compreso. Quanti punti mi spettano nella domanda di mobilità e nelle graduatorie interne d'istituto? L'anno in corso non si calcola, per cui gli anni effettivi di continuità del servizio sono 9 e non 10. I primi 5 anni si calcolano con 2 punti per ogni anno scolastico e i successivi 4 con 3 punti per ogni anno scolastico. Il totale dei punti calcolati è quindi 22, 22 punti di continuità del servizio. Per le graduatorie interne d'istituto, ai 22 punti calcolati, come appena detto, si aggiungono eventualmente un punto per ogni anno di servizio prestato nel comune di titolarità antecedente alla scuola di attuale titolarità. Passiamo alla seconda domanda. La mia seconda laurea può essere valutata nella prossima mobilità? Quanti punti spettano per questa seconda laurea? Sì, la seconda laurea può essere calcolata nella mobilità. Nella mobilità territoriale, per ogni diploma di laurea di durata almeno quadriennale, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza, si attribuiscono 5 punti per ogni laurea conseguita. Però teniamo conto che per la mobilità territoriale il massimo del punteggio tra tutti i titoli culturali è di 25 punti massimo che si possono raggiungere. Invece, per la mobilità professionale, cioè per il passaggio di ruolo o il passaggio di cattedra, vengono assegnate ad ogni diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito oltre il titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza, 6 punti per ogni titolo. Rispondiamo ora alla terza e ultima domanda, sempre sulla mobilità 2021-2022, che è la seguente. Nella domanda di mobilità docenti, come si calcola il punteggio del servizio della retroattività giuridica del ruolo anteriore alla decorrenza economica? L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio, è valutata 3 punti per ogni anno, per tutti gli anni, sia nella mobilità di ufficio che in quella nella domanda volontaria. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza, è valutata 6 punti nella mobilità a domanda e 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella mobilità d'ufficio. Abbiamo terminato questa puntata. Seguiteci ancora perché la rubrica andrà periodicamente ogni mercoledì in onda. Seguiteci nei nostri canali social e in particolar modo nel canale YouTube. Un saluto a tutti.